Eccoci qua, tornati. Buonasera a tutti in diretta. Finalmente tornano le dirette di EFO. Abbiamo saltato l'appuntamento scorso, era il 25 maggio, per problemi tecnici miei, cioè ero completamente senza voce. E quindi adesso finalmente torniamo con Roberto Laurenzi, Françoise Berlet e Francesca Bonsignori. E questa sera parliamo di un tema molto importante per la scuola EFO, cioè la formazione. La formazione dei suoi studenti, insomma, la formazione, diciamo, di tutti coloro che partecipano ai corsi EFOA, ma comunque, insomma, tutti gli amici che hanno sempre seguito anche da tantissimi anni la scuola. E già il titolo, diciamo, della diretta di oggi è molto significativo. Infatti, volevo proprio partire da questo, no? Abbiamo titolato la diretta Formazione FOA, conosci te stesso, aiuti gli altri e ottieni successo. Quindi, insomma, tre affermazioni molto, molto significative, di cui proprio vorrei chiedere subito a Roberto, a Françoise, a Francesca il significato, cioè che valore hanno i corsi di formazione della scuola EFOA e perché avete scelto proprio questo titolo. Bene, innanzitutto buonasera a tutti, prendo la parola, poi dopo lascio anche agli altri. Allora, soprattutto prendo la parola per questo primo principio, conosci te stesso, perché credo che un corso di formazione, per quanto possono essere appunto, comunque diciamo l'intento della scuola è sicuramente di dare un bagaglio di conoscenze secondo tutte le varie materie che noi proponiamo. E sono molto numerose, e credo che qualunque sia quindi la materia scelta, il primo elemento che noi cerchiamo di fornire, al di là quindi delle conoscenze, è effettivamente verificare queste conoscenze su se stesso. Quindi, ovviamente, questo per lo yoga è fondamentale, perché io poi potrò andare anche a insegnare dal momento in cui avrò sperimentato su di me, avrò imparato a conoscere su di me. Quindi quello che cerco di conoscere e cerco di sviluppare, ma questo vale anche per tutte le altre materie. Poi dopo farò parlare sicuramente anche gli altri a questo proposito, no? Dove per esempio anche nella naturopatia credo che al di là delle nozioni dove nel corso si impara a conoscere tramite ovviamente l'esperienza, l'analisi, l'osservazione degli altri, credo che sia molto importante anche per conoscere appunto le proprie caratteristiche, perché anche lì, cioè, sapere gestire il benessere degli altri, credo che passa innanzitutto con il sapere gestire il proprio benessere. E questo credo che per me è molto, molto importante come nozione. Quindi, il conosci te stesso è sicuramente una delle fondamenta che caratterizza tutte le nostre scuole. Passami. Ok. Allora, dunque, almeno io, quello che faccio io, no? Perché ognuno poi parla di quello come lo mette, come lo vede, lo sente. Il discorso che io almeno, anche Françoise, Francesca, l'abbiamo orientato non tanto nella maniera accademica, spiego un corso, te lo faccio fare, ok? Quindi il fatto di cercare di far fare una persona è molto diverso rispetto a spiegarlo, perché la persona può essere affascinata da come una persona spiega, ci stanno tanti insegnanti bravi che però non ti sanno far fare nulla. Ok? La cosa dove lotto costantemente, anche contro i miei interessi, perché le persone quando si mettono in gioco si irritano un pochetto. Ma nel momento in cui li aiuto a trovare, a saperlo fare, la persona va necessariamente a comprendere dei meccanismi sugli altri che fanno da specchio a noi. Quindi, se la persona è in grado di capire un meccanismo con la mente, non ha tutto, ma nel momento in cui è in grado di
applicarlo su un'altra persona, incominci a capire una serie di processi e che poi riversa su di sé. E quindi inevitabilmente l'atteggiamento rispetto a tanti preconcetti cambia. Viceversa, in un insegnamento, diciamo, cattedratico, che è più o meno quello che caratterizza tutti, ti spiego come stanno le cose, la persona, tu gli insegni una cosa e lei mette tutti i filtri e fa un'altra cosa, e magari non riesce a mettere in pratica, quando mette in pratica fa una cosa sua, ma non c'è un cambiamento. Quindi secondo me il cambiamento viene nel momento in cui questa cosa si mette a terra, cioè si concretizza, e secondo me la vera comprensione è rendere una cosa concreta, e quando sai fare una cosa concreta inevitabilmente cambi. In questo senso la vedo. Certo, c'è anche poi una parte del titolo molto interessante, che è quella dell'ottieni successo. Questo perché molti allievi, io lo posso testimoniare anche in prima persona, su me stessa, dopo pochissimo tempo, già ottengono dei bellissimi risultati in naturopatia o in yoga o comunque nell'insegnamento anche magari dello yoga. Forza, in che ci ho messo? Sì, infatti, visto che quando è stato la scorsa settimana ti ha reimitato di nuovo. Sempre con me, e che ci ho messo? Comunque è vero, cioè effettivamente che ci ho messo, però cioè, dopo un anno soltanto, ma a volte anche meno, poi parleremo dei seminari estivi, della parte del praticantato, già si riesce a concretizzare, cioè l'allievo riesce poi a, nel caso della naturopatia, a fare una diagnosi, per esempio, ma nel caso dello yoga magari a proporre una sequenza. A guarire una persona, non a fare una diagnosi, a dargli prodotti, consigli, dove la persona sta meglio. È successo. Ha successo, infatti ci stanno un sacco di persone in questo periodo critico, che adesso parliamo di naturopatia, lo yoga lo stesso, che hanno cambiato professione. Certo. E cos'è che, beh, come diceva Roberto, sono tantissime le scuole di discipline naturali, ce ne sono veramente tante. Dicevi appunto anche prima, tanti sono anche gli insegnanti, e più o meno, diciamo, alla fine le materie che vengono proposte sono, diciamo, le stesse. Cosa differenzia la scuola EFOA dalle tante altre scuole, ma anche dai tanti percorsi che si possono trovare? Intervengo io a questo proposito. Ma Francesca, sì. sì, buonasera. Tante cose differenziano. Allora, innanzitutto, sì, l'abbiamo appena sottolineato, il fatto di portare a terra, di dare concretezza, di poter agire con successo è importante, ma è importante anche nei confronti di noi stessi. Perché, per esempio, insegnare yoga è un passaggio importantissimo proprio per maturare, per crescere nello yoga. Prendiamo lo yoga, prendiamo lo shiatsu, anche mi occupo di shiatsu, di qigong, ma tutto questo che proponiamo, quindi anche nell'ottica di una formazione personale, di una comprensione, vuoi della nostra salute, vuoi della nostra psiche, del nostro corpo, insegnare un passaggio fondamentale. E comunque vederlo su persone con cui lavoriamo e dunque arrivare al più presto a poterlo utilizzare è anche nell'ottica Però del io volevo processo entrare in personale. un aspetto. Allora, quello che noi abbiamo fatto a scuola e quello che succede nelle varie scuole, per esempio, io dico la naturopatia, ma è tutto, lei fa lo shiatsu, ti insegna un sacco di roba e poi la pratica non c'entra niente, è un'altra cosa. Quindi c'è una serie di materie, è cultura, no, è un riempimento. Allora, io, François, eccetera, non c'è una parola teorica. E a volte la teoria che ce l'abbiamo, siamo abbastanza colti e raffinati, che non serva la pratica. Cioè, non c'è quell'aspetto nozionistico. Tutto quello che noi cerchiamo di fare è finalizzato a una pratica. Non ci stanno chiacchiere esterne. Magari
certe cose sono complesse, parliamo dei chakra, sono complessi, ma alla fine servono per la pratica, perché certe cose assomiglia a tutto, è facile da fare. Giocare a bridge è complesso, quindi ti posso insegnare a giocare a dama, che è facile, e a scacchi, che è più difficile. Però tutto, non c'è una cosa che non serva poi a vincere la partita. Ok? E quindi l'aspetto nostro, dove non prendiamo delle materie che fanno cultura, stanno nell'ambiente. Ogni cosa che serve è per la pratica. Quando si tratta di parlare di psicologia, sono quelle cose che ci servono, le altre che servono. Non soltanto, ma credo che anche quello che proprio caratterizza appunto le nostre scuole in tutte le diverse materie, e che lasciamo anche uno spazio importante per aiutare l'allievo a mettersi lui anche in pratica, perché credo che questo sia un aiuto fondamentale, perché anche lì molte scuole vanno, ti do questo bagaglio di conoscenze e poi dopo l'allievo si ritrova a casa o nel suo studio, cioè che ci faccio, come vado a cominciare a operare, come inizio a insegnare, e dove quindi da noi è proprio previsto tutta una formazione anche che chiamiamo il praticantato nelle varie materie, dove quindi noi come insegnante aiutiamo l'allievo, aiutiamo la persona che si sta formando a saper utilizzare quindi queste nozioni, queste conoscenze, perché finché rimangono delle conoscenze appunto intellettuali, mentali, è inutile, non soltanto noi quindi le aiutiamo a mettere in pratica queste nozioni, a saperle utilizzare, ma non soltanto, io dico sempre anche nello yoga, perché è quello che fondamentalmente insegno, quello che è importante è che queste nozioni che io metto in pratica, poi dove cioè mi devono servire a gestire anche la vita, quindi voglio dire, non è soltanto un qualcosa che faccio lì nel mio studio, poi uscito da lì cosa ci faccio? No, uscito da lì, queste nozioni me le porto appresso, è il mio bagaglio proprio, io dico sempre, per realizzare la mia vita, perché non è solo faccio yoga, sono naturopata, ma questo poi nella vita come lo gestisco? Allora, credo che nella scuola noi cerchiamo di dare anche questo orientamento, non soltanto dall'orientamento su questo ruolo delle conoscenze, ma di aiutare anche l'allievo a metterlo proprio fondamentalmente in pratica. E un altro aspetto anche importante della scuola FOA, dove proponiamo appunto tante materie e dove in realtà poi gli allievi che seguono più scuole nel corso del tempo ritrovano una grossa sinergia tra le diverse materie, aiutando quindi a perfezionare, a approfondire sempre di più, dico, questo tesoro, no, che abbiamo a disposizione, che è la vita stessa, sia nell'aiutare gli altri sia nell'aiutare se stesso al successo, alla realizzazione. E dove nella parola successo io credo che il più importante da interpretare e dire, ok, il successo per me che cosa rappresenta? E io dico sempre, il successo cosa voglio realizzare della mia vita? Quindi credo che questi obiettivi in tutte le nostre scuole delle FOA, cerchiamo di centrare l'allievo su questo, diciamo, questo orientamento, su questo obiettivo, perché non ti do solo conoscenze, no, ti do un obiettivo di realizzazione. Se posso. Allora, una delle cose che ci caratterizza tutti e che ci distingue da altre scuole, noi non diamo i protocolli, si fa così. Ma e non diamo i vestiti preconfezionati in monotaglia, perché ci stanno monotaglia, quello della manica arriva qui e quello che arriva qui. Noi facciamo il sarto, anzi, l'alta sartoria. Le persone gli insegniamo a modificare, non c'è una cosa che loro non ci possano mettere le mani e adattare sulla singola persona. Quindi c'è il cambiamento, perché la persona non costringe nessun altro a fare in una certa maniera, ma si adatta, si plasma, cerca di capirlo e cerca di adattare. Lo yoga di solito hanno delle cose, si fa così, non è vero, innanzitutto. E tutto poi quello che viene detto deve essere motivato, perché
ipse dixit di Pitagora, non la accettiamo. Io sostengo che quando un insegnante non ti spiega il perché e per come, o dice è pericoloso, è perché non lo conosce. Certo. E fondamentalmente la persona, quando gli insegni ad adattare, impara anche a farla a modo suo, con tutti i rischi che c'è. Ma il protocollo è peggio, perché una cosa che varia per tutti non è vero. Ma se noi andiamo al ristorante, ognuno di noi sceglie una cosa diversa. In una famiglia i figli digeriscono cose diverse, è normale. Quindi noi dobbiamo, nello yoga, ognuno è più sciolto, più rigido in una zona diversa, e non è quello. Quindi su ogni cosa insegniamo anche le persone, su se stessi prima, e adattarli sugli altri, e a capire questa cosa. Quindi uscire dal protocollo, darti la capacità di adattare a ogni cosa, è meraviglioso, perché la persona poi realizza se stesso, non segue lo schema che gli do, che è più facile. Do anche gli schemi, perché all'inizio qualcuno può essere ovviamente disorientato. Sì, all'inizio. Certo. No, io ti aiuto a romperli e a farlo tuo. Ognuno dei nostri insegnanti, anche quelli che mandiamo a insegnare per noi, hanno la loro chiave di lettura. E gli allievi incominciano ognuno a pensarle a modo loro, su un fondamento culturale. Io parlo sempre, quando faccio i corsi, che mi rifaccio all'equipe di scienziati americani, al laboratorio, dove tutti concorrono, dove magari c'è il Nobel, eccetera, ma dove ognuno porta il suo. E voglio portare le persone non a imparare come degli asini, come i pappagalli, ok? Ma a creare un'equipe, quindi persone che propongono, sbagliano, per carità, ci indovinano, portano anche nozioni a me, mi ispiro, non è una banalità. Quando si crea questo meccanismo dove tutti possono intervenire, perché poi le persone che vengono hanno anche delle loro competenze, si mettono dentro, possono parlare, si vedono, si discute. Modello laboratorio di ricerca americano. Che poi è un po' quello, si riallaccia a quello che diceva Françoise: nel contempo la persona conosce anche se stessa nel fare questi ragionamenti, nel portare anche magari il suo bagaglio, capisce anche di più se stessa, quello che vuole fare, quello che le piace fare, come lei anche. Si capisce nel dialogo, se uno parla e sa tutto e l'altro sta zitto. Certo. Quando la comprensione è data dal dialogo, dagli scontri, da tutta una serie di cose, insomma. E questo, secondo me, lo facciamo solo noi. Spero che lo facciano anche altri, perché non è che voglio essere quello che fa solo quello. Però da come sto naso in giro, c'è sempre un guru con la faccia da guru, che fa il guru, e quell'altro che sta sotto a palcoscenica a bocca aperta e scrive. Io mi proprio un aneddoto così, mi ricordo che mi segue un'allieva ormai da qualche anno, e che frequentava anche ovviamente altri insegnanti, e a un certo punto questa mi dice: ma lo sai che tu sei la prima maestra con cui riesco a parlare? Durante la lezione riesco a fare domande. Cioè, fino adesso non ero mai riuscita a poter, diciamo, esprimere, a poter anche chiedere semplicemente. E quindi credo che questa caratteristica di stimolare l'allievo a partecipare sia anche un qualcosa che ci caratterizza, perché, come diceva Roberto, noi non vogliamo fare il guru, ti do, queste sono le nozioni, stai zitto, fai quello che ti dico, punto e basta, non pensare, non riflettere, non cercare di lavorare per conto tuo. E quando questa allieva mi disse questa cosa, io sono rimasta un pochino scioccata, ho detto: caspita, ma com'è possibile, no? Cioè, per me, diciamo, insegnare non è solo portare la mia esperienza, le mie conoscenze, ma fa crescere, aiutare l'allievo. Cioè, Françoise, quindi insegna dal 76, ancora sta riscrivendo le dispense. Io dall'80 ancora riscrivo le dispense. Stessi stiamo in formazione, per cui non dice è così. E anche perché vedi le persone, c'è il contributo. Sarebbe noioso.
abbiamo fatto, erano cose belle che piacevano tanto, eppure dagli a riscrivere, costantemente a riscrivere. Tanto è vero, questo fa sì che ci sono degli allievi, io ho degli allievi che mi seguono da 30 anni, vanno a, diciamo, a ricevere, no? Come conoscenze, e sempre in evoluzione, sempre, è sempre qualcosa di, c'è sempre qualcosa di più, qualcosa di nuovo, e quindi hanno proprio il piacere di continuare a seguire anche dopo decenni, e questo credo che sia molto significativo, perché vuol dire che siamo anche noi in evoluzione costante, alla ricerca, perché vuol dire che noi offriamo giorno dopo giorno proprio la nostra ricerca, che è costantemente quindi in evoluzione, direi, e questo porta una grande raffinatezza, oltre ovviamente a avere questo piacere di vedere persone che seguono, continuano a seguire. Io insegno in 8, 9, 7, 8, 9 corsi diversi, ogni anno dico questa è l'ultima volta che scrivo le dispense. E poi riscrivi. Continuo, quando c'è qualcosa che non va, cambi idea, beh, ovviamente, poi più cose faccio, più ogni cosa mi ispira, non è che faccio commissioni, però mi ispira e mi fa capire un'altra cosa. Certo, certo. Vi volevo portare, mentre parliamo, ovviamente gli amici che ci seguono stanno scrivendo, stanno commentando, portano saluti, volevo farvi vedere alcuni. Antonella Filippone che scrive i migliori, i più preparati, veri punti di riferimento. E poi, allora, vediamo un po', c'è Marcello che ha scritto un messaggio molto lungo, adesso lo leggiamo. Informazione Marcello Paganelli, informazione da anni, sono sempre onorato di essere allievo di Roberto e Françoise, il metodo EFOA ha una storia prestigiosa formando tantissimi operatori del benessere, esprime al meglio le conoscenze orientali in un linguaggio pratico e accessibile, permette di operare con successo fin dai primi approfondimenti, al tempo stesso rappresenta una conoscenza importante per sé. E vai, grazie. E poi c'è ancora Elena che scrive, Elena Montanaro, per me Roberto Laurenzi, il mio maestro, è insuperabile con i suoi pregi e i suoi difetti, come tutti d'altronde, adoro le sue spiegazioni proprio perché non si tratta del classico insegnamento, ma è molto di più. Quindi, insomma, grazie a tutti gli amici che hanno scritto e continuate a scrivere anche fare domande, Roberto, Françoise, Francesca, sono qui per voi. Che quando per esempio c'è una diagnosi o qualcosa, io ho conosciuto persone anche insegnare, io non c'ho più, io dico, io c'ho questo problema, cerco di farlo così. E poi, non facendo l'autorità, ma mettendomi in mezzo, ovviamente vengono fuori i lati umani, a volte belli, a volte meno. Certo. Allora, ora volevo continuare riallacciandomi un po' a quello che diceva Françoise sul discorso del praticantato, perché stiamo ormai ci stiamo avvicinando all'estate e lo sappiamo che l'estate per la scuola EFOA è caratterizzata dai seminari estivi. Diciamo che, come diceva giustamente Roberto prima, la formazione FOA è proprio una formazione continua, nel senso che si parte da, cioè, c'è tutto l'autunno, l'inverno, l'estate, i seminari estivi, cioè fondamentalmente è veramente una formazione che non si stoppa mai, che è a 360 gradi. Mentre prima il seminario estivo era una maniera per entrare in contatto con gli allievi che seguono nostri insegnanti, ma non noi, adesso anche con Zoom, che ci conoscono tutti, e con il fatto che ormai sono 15 anni che riprendo in video, abbiamo una formazione continua veramente, ognuno si può iscrivere all'anno in corso quando vuole, perché c'è il passato, c'è la presenza in Zoom, anche quando faremo i seminari estivi, chi non può e risparmia fa in Zoom. Cioè, noi adesso abbiamo una cosa per cui in qualunque momento dell'anno uno si può iscrivere, non necessariamente inizio anno. Poi il seminario estivo si condensa, ovviamente è un condensato, quello che abbiamo fatto in un anno. Vuole sapere di più? C'è tutto in video. Ma non è il video stucchevole, è la ripresa in diretta. Tolte le battute, quindi mi dicono...
molti allievi, tutti i miei insegnanti, che imparano di più rivedendo i video che dal vivo. Perché? Perché non ce la fai magari a seguire tutta una giornata, invece lì dopo 2 ore, oppure dopo mezz'ora ti fermi, torni indietro, vedi quello che non hai capito. Però poi c'è sempre la possibilità tramite Zoom o in diretta quando ci vedremo, perché il contatto umano è bellissimo, proprio di domandare, poi li mettiamo in pratica tutti. Tutto deve essere in pratica, negli estivi si fa tanta tanta pratica, ogni persona con gli altri e non più nemmeno con quelli che appartenevano alla loro città, che ormai sei tutto di loro, con gli altri. Sì, sì. Perché diciamo che noi avendo dei corsi in tantissime città, è chiaro che lo stage estivo diventa anche un momento in cui gli allievi, quindi delle varie città, possono ritrovarsi insieme. Quindi anche questo dà un sentimento di gruppo, una simbiosi che rappresenta anche un grosso stimolo. E quindi, a parte quest'anno particolare, appunto, che abbiamo praticamente fatto tutto in Zoom, e lì il fatto di poter... 2 anni. 2 anni, eh sì. 2 anni, sì, 1 anno e mezzo, dai. Un anno e mezzo, vabbè. Ho cominciato in primavera l'anno scorso. E quindi ovviamente adesso lo stage estivo che potremo riprendere ad agosto, appunto in presenza, credo che sarà un momento di gioia splendida, proprio modo dove tutti gli allievi amici si possono ritrovare finalmente insieme ovviamente anche a noi insegnanti, per qualcuno ci vedranno per davvero in carne e ossa per la prima volta. Avendoci seguito in Zoom oppure appunto in video. Quindi credo che lo stage estivo, oltre ad avere una formazione completa di tutto quello che quindi si fa durante l'anno, quindi permette di avere già una base di partenza, una specializzazione, secondo di quello che sceglie l'allievo, quindi credo che lo stage estivo sia anche un momento molto particolare che l'allievo non può lasciarsi sfuggire, perché è veramente troppo importante. Ma poi chi ha fatto durante l'anno, c'è un ricapitolo tutto completo, non a salti di una volta ogni qualche settimana, ma tutto di seguito, è una cosa diversa. E invece ci sono altri che si possono buttare dentro e passano così a ottobre al secondo anno, e se per caso non gli è bastato possono avere i video, se non gli basta, quando ci sarà questa annualità, la rifrequentano pagando l'eventuale differenza rispetto a quanto hanno pagato. Quindi, cioè, è una cosa bellissima, perché una persona guadagna un anno, certo, una competenza, e ha la sicurezza che se gli serve di più dal vivo a contatto, non deve pagare niente di più, lo può ottenere. Ecco, mi fermo un attimo per tornare poi sulla formazione, che ci sono ancora dei commenti che vi voglio far vedere. Una è Valentina De Cicco, un abbraccio a tutti. Queste tre belle persone danno qualità a tutto quello che fanno, la differenza la fanno loro. Tornando un po' a quello che dicevamo su qual è la... Anche a loro, eh. Allora, qual è... Sì. Devo dire che forse anche quello che caratterizza la scuola è che dal momento in cui proponiamo, come diciamo anche all'inizio, non soltanto la conoscenza ma anche il saper mettersi in gioco, saper conoscere su se stesso, credo che questa dà una grossa qualità anche per quanto riguarda gli allievi. Ovviamente la qualità sono anche degli insegnanti, questo confermano molte persone, ma gli allievi che ci seguono, veramente io dico sempre alla fine di ogni lezione ci ringrazio, perché veramente siete fantastici, e il fatto proprio di seguirci, di avere questa lucidità, questa pazienza, perché non, come diceva Roberto, da noi non diamo solo un protocollo, ma oltre al protocollo ti devo rendere anche far capire su te stesso, per gli altri, cosa facciamo. E quindi credo che questo sia anche veramente un aspetto importante, la qualità degli allievi che ci seguono e che ci permette di rendere anche di qualità le nostre lezioni e i bagagli di quello che proponiamo.
che se ti trovi davanti una platea che non c'è lo stimolo per noi ad approfondire, a entrare proprio nel particolare, nella raffinatezza. D'altra parte simile attira simile. E poi volevo dirvi, adesso vengo da Milano, mancano ancora tutti gli estivi, tutto il praticantato estivo, mancano gli incontri di settembre-ottobre. Bene, allora gli allievi già sanno fare, con l'annualità di quest'anno, che è stata sia pranoterapia che naturopatia, sanno fare la diagnosi, sanno dare la cura, non hanno finito un anno, stanno a due terzi dell'anno, tutti la sanno fare, tutti. E io non ho capito come faccio, non ho capito come fanno, ma sanno fare. Sono bravi, io sono fantastici, non scrivi. Sì, perché voi gli altri, più vecchi, aiutano i nuovi, insomma, fatto sta, sanno fare, ma non solo, gli allievi si sono creati degli incontri tra di loro, meraviglioso, grazie a Zoom, dove una volta a settimana si riuniscono e fanno praticantato tra di loro. Quindi è bello, lo sanno fare a due terzi dell'anno, loro sanno, e qualcuno già c'ha i clienti, qualcuno se li fa gratis e qualcuno si fa pagare a due terzi dell'anno. E appunto che la parte estiva, da esperienza appunto di tanti anni, poi io ho sempre lavorato molto sulle parti estive, anche sui ripassi. Proprio in quei giorni consecutivi su questo aspetto si registra proprio un passo avanti importantissimo, perché il fatto di vedersi mattina e oggi pomeriggio, domani mattina e domani pomeriggio, entri dentro a volte anche dopo cena, cioè. È vero. C'è anche un aspetto molto bello proprio di convivialità e dello stare insieme agli insegnanti negli estivi, insomma, sono momenti veramente, veramente belli per gli studenti. Dopo cena, quando non mi fanno fare i corsi extra, Ma passando, abbiamo parlato un po' degli estivi, ora ovviamente non voglio fare spoiler, come si userebbe dire, però il fulcro poi insomma della scuola ovviamente parte dall'autunno, i corsi invernali, e insomma volevo chiedervi un po' che cosa bolle in pentola. Ora ovviamente poi parleremo bene dei corsi che andrete a proporre, diciamo, per il prossimo anno di formazione, però insomma un po' di anteprime, un po' di curiosità di quello che proporrete il prossimo anno, cioè diciamo da autunno e poi nel prossimo anno, agli allievi, se ce lo fate un po' di spoiler, via. Il bello dell'altro, perché Françoise, Pranavidia, ma io vado a vedere gli occhioni delle persone e andiamo a vedere dal punto di vista delle cielo, ce le chiari, ce le marroni, ce le scuri, so tutto. Iridologia. So tutto, ma è una mia iridologia, io l'ho fatta, questa è mia. Poi ne facciamo anche una, quella classica, sempre rivista. Questo è bellissimo, perché da quello ti dice quanta acqua devi bere e quello che devi fare, perché ragioniamo dal punto di vista delle cellule. È un corso semplicissimo e nello stesso tempo fantastico. Fantastico perché è facile e nello stesso tempo tu vedi gli occhi e sei tutto della persona. Ovviamente c'è l'alimentazione, le depurazioni, i rimedi, eccetera, eccetera. Poi, Françoise. Sì, allora diciamo che noi ogni anno proponiamo appunto dei temi specifici per ogni nostra scuola. In autunno, quindi innanzitutto quest'estate andremo a vedere il Kriya Yoga in tutti i suoi aspetti, quindi di purificazione, anche soprattutto della mente, e come tutto questo si applica sul corpo nella nostra parte estiva. Nella yoga posturale, per esempio, andremo a vedere quest'estate, ritornando prima di arrivare all'autunno, andremo a vedere la conoscenza, quindi percettiva, perché yoga significa creare anche delle immagini, dei schemi anche nella mente, a partire dalla pratica percettiva sul corpo, delle famiglie, delle catene posturali, vedendo dietro cosa implica interiormente, perché se io ho un determinato atteggiamento o se assumo un determinato atteggiamento attraverso appunto la pratica dello yoga, io lo chiamo il gioco dello yoga,
è chiaro che devo anche capire cosa mi dà interiormente. Interiormente che cosa vuol dire? Sia a livello di vitalità, sia nel mio modo di poter appunto interagire sul pensiero, perché questo è anche fondamentale, non siamo dei pupazzi che nello yoga andiamo a storcere di qua e di là. Anche sotto l'aspetto yoga posturale, noi cerchiamo di ragionare a partire appunto dall'interiorità e come questa interiorità interagisce anche sull'aspetto del corpo grossolano, sull'aspetto fisico e come l'uno può creare, cioè è la stessa cosa, una simbiosi tra tutte e due, ma io non posso conoscere soltanto un aspetto senza conoscere anche l'altro. E quindi dal grossolano a la parte quindi più sottile del nostro essere. E così anche nello yoga, dove in autunno andremo a proporre quest'anno il pranavidya. Pranavidya e che cos'è? È come attraverso quindi l'osservazione, cioè la conoscenza che io ottengo attraverso l'osservazione, vidya, Spontanea, sì. vedere, che partendo dal proprio soffio, come riesco a interagire sull'elemento prana. Prana, che cos'è? Anche lì, a scuola lo chiamano le energie. E con questo. Ho detto tutto, mi si potrebbe dire. Ah, che bello le energie! Senza capire minimamente poi, sia a livello, diciamo, teorico, ma soprattutto in pratica, cosa sto facendo. Cioè, la maggior parte si fanno tutta una serie di illusioni, quindi di fantasia, percepire queste energie che girano, che passano qua, senza assolutamente avere nessuna nozione di quello che è esattamente prana. Io su questo una cosa che potete provare tutti. Allora, se sapete fare la palla tra le mani, si sente calore, calamita, eccetera, intorno sentite calore, allora fate un esperimento. Se sapete fare questo, prima provate a farlo, sentite calore a una certa distanza. Prendete il ghiaccio, mettetelo sulle mani. In diretta, In diretta. No, no, lo faccio fare perché è meraviglioso. Gelate le mani, mettete qui, sentite caldo, le toccate e sentite freddo. Allora l'energia fisica è fredda e andrebbe sul corpo, come toccate sentite freddo. Mentre il prana, che non è energia, manda un calore, quello proprio è la dimostrazione che il prana c'entra con l'energia e non è il calore delle mani. Ok? Quindi è un'altra dimensione che si sente e se lo provate è impressionante perché qualunque corpo freddo, quando state al supermercato, per esempio, aprite dove stanno i latticini, arriva il freddo, le mani dovrebbero mandare freddo, invece mandano caldo e se le appoggiate mandano freddo. Se invece fate la palla, mandano solo freddo. Così capite, La quando vi parlano palla di energia. sarebbe saper attivare prana. La La palla è palla. la Tutti palla. Ma sanno tutti che cos'è fanno la palla. la palla, ci chiamano, Gli glielo alievi da spiegano. noi, sì, ma fuori dalle forane non sanno No, cosa. certo, no, no, assolutamente. Usano il frisbee insomma come addestramento, quindi riportare il frisbee non saperlo riportare se c'è questo. Roberto, hai già un'allieva per l'iridologia, perché Antonella scrive: lo voglio seguire a me gli occhi, quindi penso proprio che si riferisca all'iridologia. Invece c'è Elena che dice: vorrei fare yoga con François Berlet quest'estate. E Io non so. poi ancora c'è Alessandro, dunque Alessandro Fioraso, felice di aver studiato con loro, complimenti. Insomma, tantissimi commenti oggi dagli amici che ci seguono. E va bene, allora, io non voglio poi spoiler, ma Francesca, invece qualche corso Ma Qigong, Shiatsu. tutto quello che abbiamo detto, diciamo sì, io mi occupo dello shiatsu, del qigong e devo dire che tutti questi principi, questi insegnamenti che ho modo di approfondire, di accostare, grazie al fatto che insegno anche sugli altri corsi, mi rendo conto proprio che hanno arricchito moltissimo la visione che posso mettere in uno shiatsu, per esempio. E anche nel Qigong, che sono i corsi che Ma gestisco comunque non è direttamente. vero perché insegna pranoterapia, insegna naturopatia. Certo, Francesca No, insegna anche molte altre cose. già plantare,
per esempio, a proposito di corsi, l'anno prossimo c'è un meraviglioso corso sulla riflessologia olistica, per esempio, che anche quello Ho chiamato il passaggio divino. è anche lì. Ah, ok. Questi principi sul prana, sul modello personalizzato, tutto quello di cui abbiamo parlato, sul rimbalzo nel cambiamento personale, tutto questo, per esempio, anche in un corso di riflessologia, e in particolare, l'anno prossimo c'è questo tema particolarissimo, viene esplicitato naturalmente anche sul corso di shiatsu. Io quest'inverno ho avuto diversi allievi che avevano seguito il corso di yoga con noi, che visto il periodo particolare, coronavirus, eccetera, mi hanno seguito per lo più in webinar, dal vivo ho fatto qualcosa, ma poche cose, e mi hanno detto che hanno capito delle cose di yoga, grazie al fatto poi di vedere, anche un lavoro su un altro, anche di conoscere il corpo stesso di un altro, toccandolo, eccetera. E poi ragazzi, quest'estate, a parte riflessologia, che è fantastico perché io poi faccio dei video grandi il piedone, quindi uno se lo fa. Sì, no, mi sto per le spalle perché per la prima volta si vedono tutte le manovre e le conduco ogni volta per un'ora di seguito su un piede, quindi ogni lezione è così. Ci abbiamo pranoterapia, dove con la fortuna 2 anni di farla a distanza, le persone hanno imparato. Da Monopoli, cioè dentro un gioco addirittura in Puglia, a scansionare, fare la diagnosi e guarire la persona che sta in Svizzera. Questo lo Caspita. costantemente. In presenza è bellissimo poterlo fare, ma chi non può stare in presenza, perché anche durante gli estivi ci sarà il webinar, e provare per credere. No, l'amica Lucia May è una vecchissima conoscenza, penso di fuoco. Lucia, non me ne volere che ho detto vecchissima, No, dice: io mi concederò il Qigong, almeno in video. c'ha 183 anni, Se le fa da tantissimo e quindi si vede. Da tanti tanti anni. Allora, poi sentiremo una volta Lucia ci dice quanti anni sono che segue FOA. E va bene, io direi che insomma abbiamo detto un bel po' di cose. E allora, intanto ringrazio tutti gli amici che hanno scritto oggi, sono stati veramente tantissimi. E è sempre bello, insomma, vedere poi, cioè la diretta poi serve a questo, a farvi interagire proprio con Roberto, con Françoise, con Francesca. E quindi, insomma, più scrivete, e più bella è la diretta. E poi vi dico che ovviamente non concludiamo qui, nel senso che proseguono le dirette anche nel periodo estivo, insomma abbiamo tutto un calendario per insomma, parlare dei vari corsi. FOA, la prossima diretta sarà incentrata sullo yoga, quindi insomma un argomento che credo interesserà moltissimi allievi. Lo E yoga. grazie. Sì. Però, Roby, dobbiamo parlare anche di yoga terapia, tra l'altro, che è un altro, insomma, corso molto interessante che tu proponi. E vabbè, quindi, insomma, avremo un calendario molto intenso, per cui continuate a seguirci. E come sempre, ringrazio Roberto, Françoise e Francesca di essere stati qui con me e insomma di averci detto tutte queste cose e informazioni. Insomma, grazie, grazie a tutti. Io voglio anche ringraziare Martina che permette l'organizzazione di queste dirette, è bravissima, Oh, quindi e senza di adesso lei non imparate potremmo. tutti il nostro gesto, tutti adesso nel No. mio gruppo devono fare questo gesto. È questo quello famoso della. Questo è una mudra, è la mudra che crea mammata, rende scemi, ok? Va bene, Quella frivolezza va bene. così, Bene, ogni tanto ci vuole. adesso fa così. Allora, ciao a tutti. Ciao. Grazie, ciao a tutti. Ciao, 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 ciao. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.